Ciao amici, benvenuti all'interno di questo contenuto. Io sono Bernardo Mascellani e oggi parliamo di ETF. Cosa sono? Perché sono nati? Quanto costano? Come funzionano? E perché dovresti prenderli in forte considerazione per quanto riguarda i tuoi investimenti? Come sempre tengo a precisare che non voglio solo raccontare come funzionano gli ETF, voglio raccontarvi perché io uso gli ETF, quali sono le motivazioni che mi muovono ad aprire il portafoglio e a investire in questo tipo di prodotto finanziario. Quindi, lungi da me dovervi convincere a tutti i costi a investire in ETF, non è il mio obiettivo è solamente raccontarvi perché io ci investo. Per gli amanti del mondo cripto, al termine di questo contenuto ci sarà un capitoletto all'interno del quale si parlerà delle eventuali conseguenze se mai dovesse essere approvato un ETF spot su Bitcoin. Detto questo, iniziamo. La prima cosa che faremo all'interno di questo contenuto è capire che cos'è un indice. Ora qualcuno storcerà il naso e dirà: ma scusa, non dobbiamo parlare di ETF, che cos'è un indice, che cosa c'entra un indice? Allora andate tranquilli, seguitemi che vi sto portando nella strada giusta. Nella più comune delle esperienze, un indice è quello che troviamo all'inizio del libro e che ci indica tutti i capitoli che compongono proprio il testo che stiamo leggendo. Nell'ambito degli investimenti, un indice è un paniere di prodotti. Per esempio, un indice azionario è un paniere di titoli azionari di differenti aziende. Ora, ci sono alcuni indici che sono fra i più famosi, sono sicuro che almeno ad orecchio ti sarà capitato di sentirli. Il primo, per esempio, è lo Standard & Poor's 500, l'S&P 500, che è l'indice delle 500 aziende più capitalizzate sulle tre principali borse americane. Oppure c'è il DAX 30, che è l'indice delle 30 aziende con maggior capitalizzazione alla borsa di Francoforte, oppure c'è il FTSE Italia All Share, che è l'indice che comprende quasi tutte le società quotate in Italia. Insomma, di indici ne esistono una valanga, tantissimi, migliaia e migliaia e migliaia, ma il punto è che chiunque può fare un indice, cioè io mi posso svegliare la mattina e dire: oggi voglio fare l'indice B&M 10, Bernardo Mascellani 10, pensate un po' che fantasia, e ci metto dentro i 10 titoli che mi interessano di più. Per esempio, io in questo momento ci metterei Apple, Tesla, SpaceX, che non è quotata in borsa, quindi sarebbe molto difficile acquistarla, ma insomma, per farvi capire, Amazon, Alphabet, Twitter, Spotify, Ikea, anche questa non è quotata in borsa, Ferrero, altra azienda non quotata in borsa, e per ultima la Bernardo Company, questa non esiste nemmeno, quindi per dire, non ce la potrei nemmeno mettere, però le mie 10 aziende preferite, il mio indice, sono queste 10 aziende. Ora, questo è il mio personale indice di aziende. Il punto è che un indice non è composto solamente di nomi, è composto anche di pesi. Infatti, per quanto riguarda ogni azienda, io devo dire: ok, ma quanto pesa all'interno del mio portafoglio? Quanto sto comprando di quell'azienda? Quanto è presente quell'azienda all'interno del mio portafoglio? Per esempio, posso fare una scelta equa, ossia ho 10 aziende, prendo un 10% per ogni azienda. Quindi, che ne so, c'ho 1000 euro, compro 100 di ogni azienda. Oppure posso anche scegliere di lavorare in maniera completamente differente. Dico: c'ho 10 aziende, compro 100 titoli, 100 azioni per ogni azienda. Chiaramente capite bene che per quanto riguarda Apple, lo vedremo poi successivamente, le azioni costano un tot, per quanto riguardano Amazon le azioni costano un altro tot, quindi capite che poi a livello di valori verrebbe un bilanciamento completamente differente, però è un tipo di scelta. Oppure posso scegliere di detenere le aziende in base alla capitalizzazione di mercato, e vi dirò che questa è la scelta più comune che viene fatta. Quindi l'azienda più capitalizzata è quella che avrà più spazio percentuale all'interno del mio portafoglio, l'azienda meno capitalizzata è quella che percentualmente avrà meno spazio all'interno del mio portafoglio. A questo punto, per far capire meglio questo concetto, lasciamo da parte il mio indice B&M 10 e andiamo su un indice un pochino, giusto un pochino più famoso, l'S&P 500. Lo Standard & Poor's 500 è dato proprio dalle 500 aziende americane sulle tre borse principali americane più capitalizzate, infatti vedete by weight, infatti vedete che qua abbiamo i componenti di questo indice. All'inizio c'è Apple, vedete che c'ha un 6.63 43 17% del peso su 500 aziende, è veramente tanto, ok? Poi abbiamo Microsoft con un 5.62 coda, Amazon, Alphabet, una parte di Google, Berkshire, Tesla, Nvidia, Alphabet e va avanti. Insomma, ci sono 500 aziende, potete scorrerle tutte quante per vedere quali sono all'interno di questo indice. Ok, bene, abbiamo capito che cos'è un indice, questo è un indice, però giusto per fare una battuta, un indice rimane solo sulla carta. Cioè, possiamo creare quanti indici vogliamo, ma un indice non investe niente, è solamente un modo per classificare, per filtrare le aziende da vari punti di vista. Io posso avere degli indici tecnologici, posso avere degli indici di materie prime, posso avere degli indici su mercati emergenti, posso avere degli indici di ogni tipo, differenti per ogni
di classe, però ripeto, non servono a investire in quanto tale, cioè io creo un indice come ho creato io prima il mio e poi che succede? Beh, poi effettivamente succede che mi serve uno strumento per andare a investire realmente, magari proprio sulla base di quell'indice. A questo punto possiamo arrivare realmente a introdurre lo strumento che voglio presentarvi all'interno di questo video. Lo strumento si chiama ETF e adesso andiamo a vedere tutto quanto, come funziona, come è fatto, come si compone, come si utilizza e tutto quello che si può dire su un ETF. Ok, per prima cosa partiamo dalla definizione accademica. Gli ETF, Exchange Traded Funds, sono particolari fondi di investimento che contengono al loro interno un paniere diversificato di azioni oppure di obbligazioni. Sono generalmente progettati per replicare le performance di alcuni indici del mercato azionario oppure obbligazionario, esattamente come vedevamo un attimo fa, come proprio l'S&P 500, quello che abbiamo visto in questo momento. E la loro performance è quindi data dal mercato e non dipende da un gestore. A questo punto in teoria abbiamo detto tutto quanto, potremmo anche aver finito il video, però voglio prenderla al contrario. Come si crea un ETF? Credo che sia molto utile per capire che cosa andiamo ad acquistare quando acquistiamo un ETF. Ci sono delle aziende molto grandi, per esempio Vanguard, Lyxor, BlackRock, che si possono permettere di acquistare tantissimi titoli azionari oppure obbligazionari. Bene, se da una parte comprano, diciamo, hanno in input titoli e obbligazioni, dall'altra parte hanno in output un nuovo prodotto finanziario che creano proprio loro, e questo prodotto si chiama proprio ETF. Bene, questo prodotto rappresenta in tutto e per tutto quello che loro hanno comprato dall'altra parte. Ok, facciamo un esempio. Mettiamo che BlackRock si metta lì, prende tutto lo Standard & Poor's 500, la lista che abbiamo visto prima, e compra tantissime azioni per tutte le aziende che trova lì dentro. Chiaramente, come abbiamo detto prima, su alcune aziende, che ne so, Apple sarà molto più esposto, su altre aziende sarà molto meno esposto, perché appunto l'indice è pesato per capitalizzazione. Dall'altra parte BlackRock emette un altro prodotto finanziario che rappresenta esattamente quel sottostante, ma non è quel sottostante. Quindi quando io vado ad acquistare una parte di quell'ETF, in realtà io sto acquistando una parte del sottostante, chiaramente come sempre in proporzione al peso dell'indice di riferimento. Ora, per ulteriore chiarezza, se acquisto l'ETF non sto acquistando una per una le azioni che ci sono sotto, cioè non è che mi vengono consegnate una per una tutte le azioni che io posso tradare, una sì, una no, una la rivendo, una prendo. No, non posso farlo. Io banalmente acquisto un prodotto che le rappresenta tutte quante anche in frazioni minime, perché per esempio se io acquisto 100 euro di un ETF o 100 euro di un ETF che si basa sullo Standard & Poor's, capite bene che 100 euro comprare tutte le azioni dello Standard & Poor's delle 500 aziende sarebbe totalmente impossibile, ci vorrebbero molti 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 più soldi anche per avere solo un'azione di ognuna delle 500 aziende. Quindi capite bene che quell'ETF che ho preso rappresenta percentuali di azione di tutti i titoli che sono rappresentati dall'indice copiato. Ora, la cosa importante, veramente rivoluzionaria, è che io posso prendere un ETF e scambiarlo in borsa, quindi posso comprarlo veramente con una grandissima semplicità e posso rivenderlo con una grandissima semplicità. A questo punto riepilogo un attimo la situazione e possiamo andare avanti. Per fare questo esempio prendiamo un nuovo indice completamente, ripartiamo da zero, così rifacciamo tutto il ragionamento da capo. Questo indice si chiama MSCI World Index, è uno dei più famosi, uno dei più utilizzati al mondo. In questo momento comprende 1508 aziende, ok? Ora andiamo qui sotto, andiamo a vedere top 10 constituents. Vedete che qua all'interno, al primo posto, guarda un po' chi c'è sempre Apple, in quanto è una delle aziende più, se non l'azienda più grande al mondo in questo momento. Come vedete, in questo caso però il peso è del 4,34%, chiaramente arrotondato. Poi abbiamo Microsoft, Amazon, Alphabet, IC, come vedete tante cose sono simili, qualche cosa invece è differente, ok? Tesla, Johnson & Johnson, e poi ce ne sono altre 1600, non solamente però del mondo americano, del market americano, dei mercati americani, ma di tutto il mondo. Mi pare in questo momento siano 23 o 24 mercati di tutto il mondo. Quindi capite bene che è un indice che comprende veramente tantissime aziende. Diciamo che in maniera macroscopica rappresenta tutte le aziende del mondo, ed è per questo che si chiama MSCI World Index. Bene, a questo punto andiamo a vedere uno degli ETF che replica questo indice. Attenzione, uno dei, perché un indice può essere replicato da tantissimi ETF differenti, ok? In particolare per ora vi ho portato quello di iShares, vedete che è iShares by BlackRock, quindi quando vedete iShares vuol dire che si sta parlando di, dietro c'è BlackRock, una delle aziende più grandi al mondo anche in questo caso. iShares Core MSCI World ETF, e quindi questo è un ETF che copia, che replica in maniera quasi fedele, quasi identica, l'indice che abbiamo visto prima, MSCI World. Attenzione, qualcuno a questo punto si sarà accorto che ho detto quasi fedelmente. Perché ho detto quasi fedelmente? Beh, perché chi emette l'ETF potenzialmente può andare a cambiare piccolissime cose, sono molto rare, non succede quasi mai, però potenzialmente chi emette un ETF può cambiare delle proporzioni rispetto
all'indice di riferimento perché magari ci sono delle motivazioni. Ora capite bene che un ETF che va a replicare l'MSCI World, che ha dentro diciamo 1500-1600 titoli azionari differenti da tutto il mondo, in realtà è un ottimo investimento per il lungo termine. Perché? Beh, perché tutte le componenti all'interno si vanno ampiamente a bilanciare. Pensate se fallisce un'azienda di botto, fallisce un'azienda all'interno di queste 1508, di tutte quelle che sono all'interno dell'MSCI World, oppure se cala fortemente in borsa per scandali, per cose. Beh, capite che la percentuale, il peso che ha su tutto il resto dell'indice è veramente minima, ok? Anche le aziende più grandi sono comunque in una percentuale minima rispetto a tutto l'indice. Stessa cosa, attenzione, nel male, in questo caso, se un'azienda fallisce, ma anche nel bene. Quindi se un'azienda ha prestazioni favolose, è chiaro che comunque influirà poco sulla crescita globale di tutto l'indice. Quindi in realtà per un investimento di lungo termine un ETF di questo tipo è molto indicato. Perché? Beh, perché non avrà grosse fluttuazioni derivanti da aziende che vanno bene o che vanno male, ma seguirà interamente l'andamento del mercato globale. E per quanto riguarda questa categoria di ETF nello specifico, ora stiamo guardando quello di iShares, ma come vi ho detto prima esistono vari ETF che vanno a replicare l'indice MSCI World, ok? Andiamo a vedere però come è andato da quando esiste questo ETF, andiamo a vedere nel corso degli anni. Questa è la tabella, come vedete, partito nel 2009, attualmente diciamo che come si può vedere a questo grafico, il trend, anche con svarioni grossi, questo era il 2020 col Covid, come vedete il trend va in una direzione unica, in una direzione abbastanza chiara. Perché va in una direzione chiara? Beh, perché ci si aspetta che nel corso del tempo il mercato globale cresca in una direzione unica, cresca nella direzione della crescita di valore. Perché? Beh, perché tutte le aziende sviluppano più tecnologia significa più benessere, significa che le aziende lavorano meglio, più efficienza, e tendenzialmente questo, anche con dati di diciamo che si possono recuperare da tanti anni, a tanti decenni a questa parte, mostra che il mercato in quanto tale sta andando continuamente verso un aumento del proprio valore generale. A questo punto concentriamoci sui vantaggi degli ETF. Il primo vantaggio sono i bassi costi. Infatti un ETF è completamente passivo e non ha bisogno di un team di persone che stia dietro, un team che aggiorni le aziende, i titoli che vanno comprati, che vanno venduti, quando, come fare, quando farlo. Ok, tutto questo non esiste perché banalmente l'ETF va a replicare, come abbiamo visto, un indice. Questa caratteristica li rende molto convenienti e nel prossimo capitoletto andremo proprio a vedere le differenze effettive, conti alla mano, fra un fondo ETF e un fondo a gestione attiva. Il secondo vantaggio è la diversificazione. È quello che abbiamo visto un attimo fa con l'MSCI World. Chiaramente per quanto riguarda MSCI World è molto evidente la differenza, nel senso che stiamo andando a comprare azioni da tutto il mondo e quindi diciamo che stiamo effettivamente quando acquistiamo un ETF che si rifà all'indice, replica l'indice MSCI World, è chiaro che stiamo comprando tutto il paniere delle aziende, delle migliori aziende al mondo. Ma capite bene che anche comprando altri ETF che replicano indici magari un po' minori, magari un pochino più di nicchia, comunque sia stiamo comprando tutta quella nicchia, tutto quel gruppo di aziende, e questo chiaramente permette di diversificare molto facilmente tutto il nostro investimento andando a comprare semplicemente un prodotto. Il terzo vantaggio degli ETF riguarda le performance. Infatti ci sono molti studi che dimostrano come nel lungo termine sia estremamente difficile battere il mercato, battere gli indici di riferimento. Un ETF, ricordiamoci, che segue, che replica esattamente l'indice di riferimento. Bene, sappiate che questi studi dimostrano come nel massimo 10-20% dei casi, dipende un po' dagli studi come stati condotti, ma insomma al massimo la forbice è dal 10 al 20%, come massimo il 10-20% dei fondi attivi riescano a battere il mercato. E attenzione, lo battono, ma poi bisogna considerare comunque i costi molto più alti che vedremo successivamente nel prossimo capitoletto, quindi non è detto che alla fine lo battano davvero in numeri, in termini reali. Tutto il resto dei fondi attivi in realtà non vince sul mercato, quindi un ETF replica esattamente il mercato e quindi replica esattamente un indice e quindi chiaramente ne segue esattamente l'andamento. Il 10-20% batte il mercato, batte il benchmark, ma tutti gli altri vanno sotto il benchmark. Quindi capite che comunque il livello degli ETF è passivo ed è comunque un ottimo livello di performance. L'ultimo grosso vantaggio degli ETF è la trasparenza. Infatti, come è composto un ETF è estremamente chiaro, perché un ETF segue un indice di riferimento, quindi è molto chiaro sapere cosa c'è dentro quell'ETF, che cosa ci si può aspettare, che cosa ci si può trovare dentro. A questo punto, ne abbiamo parlato poco fa, andiamo a capire quali
quali sono i costi di un ETF. Attenzione, perché questo capitoletto è estremamente interessante, perché le commissioni di un fondo possono cambiare completamente il risultato del vostro investimento. Quando dico completamente, io intendo veramente completamente. Abbiamo detto che nel lungo termine le performance di un ETF sono piuttosto importanti. Poi c'è qualcuno che sicuramente batte il benchmark, batte l'ETF, batte il mercato, ma in generale quasi tutti vanno sotto. Diciamo minimo l'80% va sotto il benchmark di riferimento, con la piccola differenza che però un fondo attivo ha un certo tipo di costo e un ETF ha un costo estremamente minore. Per darvi un ordine di grandezza, un ETF diciamo costa mediamente lo 0,2, lo 0,3% all'anno, mentre un fondo a gestione attiva costa mediamente l'1,8, il 2% all'anno. Quindi diciamo a livello di ordine di grandezza, un ordine di grandezza in più, ossia 10 volte tanto. A questo punto, per non lasciare nulla al caso, voglio fare un conto reale con la calcolatrice dell'interesse composto per farvi capire che differenza può voler dire lo 0,2% all'anno o il 2% all'anno. A questo punto andiamo qua, iniziamo un investimento con $2,000, 2.000 euro. Mettiamo un interesse annuale del 5%, ok? A questo punto mettiamo 30 anni di investimento, ogni mese depositiamo 200 euro e a questo punto andiamo a vedere, vedete il compound è ogni 12 mesi, andiamo a fare un conto, noi in tutto andiamo a depositare andiamo a depositare $72,000, quindi initial balance 2000, poi metteremo 200 euro al mese per 30 anni, ossia andiamo a depositare in tutto 72.000. Quello che andremo a guadagnare con la percentuale del 5% di interesse è 101.387 euro, quindi alla fine avremo 175.000 euro. Ok, questo è il conto fatto con il 5%. Mettiamo adesso che noi abbiamo un fondo, un ETF, che non ci dà il 5, diciamo non ci permette di non guadagnare il 5, ma ci permette di guadagnare l'1,8% in più, quindi lo 0,2 lo paghiamo lo stesso, però tutta l'1,8 per arrivare al 2% chiaramente non c'è. Quindi a questo punto noi mettiamo che abbiamo un 6,8% annuale. Ora amici, non è esattamente questo il conto che bisognerebbe fare, ma voglio darvi solamente dei numeri per farvi capire quanto può venire la differenza. Comunque come ordini di grandezza sono quelli. Guardate un attimo quanto cambia. Noi andiamo a investire sempre 72.000 euro nel corso di 30 anni, ma quello che guadagniamo sono circa 75.000 euro in più. Alla fine il nostro investimento vale 250.000 euro per arrotondare, ok? Quando prima era piuttosto di meno, erano 175.000 euro. Quindi capite bene quanto possa cambiare quell'1,8% di differenza su base, diciamo, nel lungo termine. A questo punto con gli ETF si hanno altri costi? Cioè sì, ci sono degli altri costi, ma sono relativi non tanto all'ETF ma alla compravendita dell'ETF, perché solitamente se volete comprare un ETF andate da un broker, da una banca, e per fare questo servizio il broker e la banca vi chiedono una commissione. Quindi in quel caso, se volete comprare, non so, 100 euro di un certo determinato ETF, chiaramente la banca o il broker vi chiederà 1, 2 euro, mezzo euro di commissione. A quel punto è comunque un costo da tenere in considerazione. Nel momento in cui sto registrando questo video, i tre broker più interessanti per acquistare ETF a mio parere sono Scalable Capital, DeGiro e Interactive Broker. Non è che sono migliori, cioè che uno è migliore dell'altro, semplicemente ognuno è migliore perché ha delle peculiarità. Cioè DeGiro permette di acquistare tantissimi ETF a costo zero, solamente che permette di acquistarli da alcuni specifici mercati. Per esempio, se volete acquistare ETF dalla zona americana, allora conviene usare tantissimo Interactive Brokers. Per quanto riguarda Scalable, secondo me è molto interessante perché in questo momento permette di comprare alcuni ETF a costo completamente zero, tra cui per esempio quelli MSCI World, che sono tra i più diffusi, tra i più venduti al mondo, e soprattutto permette di fare un piano di acquisto ricorrente. Sapete bene che per investire in prodotti a lungo termine è bene, diciamo, uno degli approcci, uno dei più utilizzati è quello del dollar cost averaging, del piano di accumulo costante, quindi investire, che ne so, 200 euro al mese in maniera costante per, diciamo, tanti anni, ok? E farlo in maniera automatica, cosa che Scalable Capital permette di fare, è un'ottima soluzione, perché manda direttamente il read alla banca, prende i soldi e investe direttamente senza che voi dobbiate pensare a nulla, ed è per questo che secondo me è molto interessante. Comunque,
prescindere di tutti e tre, vi lascio il link qui sotto se volete provarli, se volete entrare dentro. In questo momento, secondo me, Scalable Capital per iniziare a investire è molto interessante. A questo punto, amici, siamo molto vicini al termine di questo video, ma avevo promesso un capitoletto dedicato all'eventualità dell'approvazione di un ETF spot per Bitcoin. Andiamo a vedere intanto un ranking, una classifica che secondo me è molto interessante per capire perché molti fondi di investimento stanno richiedendo un ETF spot su Bitcoin. Andiamo all'interno di questo ranking. Come vedete, al primo posto abbiamo l'oro, ok? Come vedete, la market cap dell'oro è di 11, quasi 12 triliardi, Apple 2.312 triliardi, Saudi Aramco 1.86, Microsoft, Silver, Alphabet, Amazon, Berkshire, Tesla, Nvidia, Visa e compagnia. E al quindicesimo posto, anche se qualche mese fa, magari qualche anno fa rispetto a ora che registro, Bitcoin era molto più sopra, comunque abbiamo una market cap totale di 445,16 billion. Quindi capite bene che sostanzialmente il valore intero di tutti i Bitcoin che attualmente ci sono in circolazione, beh, è abbastanza importante, nel senso che si può confrontare con aziende molto molto importanti, tra le più grandi al mondo. Per esempio, se avessimo preso Bitcoin al momento di massima della bull run di circa un anno fa rispetto a ora che sto registrando, beh, era quasi ai livelli di Apple, per dirvi, quindi per farvi capire l'importanza che può avere a livello di market cap. E quindi ci sono dei fondi che stanno richiedendo che venga approvato l'ETF spot. Ora, se venisse approvato l'ETF spot, se avete capito bene come funziona un ETF, abbiamo una parte in input, una parte in output. Nella parte in output abbiamo l'ETF in quanto tale. A questo punto mettiamo che un grande fondo voglia emettere un ETF su titoli tecnologici, i migliori titoli tecnologici. Chiaramente Bitcoin, diciamo, può essere assimilato sia a una commodity sia a un titolo tecnologico, ha tutte le caratteristiche da alcuni punti di vista. Quindi mettete Apple, Amazon, Google, Bitcoin. Perché? Perché rappresenta un'enorme evoluzione tecnologica, Bitcoin e soprattutto la blockchain con cui è nato. Quindi da una parte possiamo emettere questi ETF, ma dall'altra parte, se emettiamo l'ETF, sappiamo bene che dobbiamo avere tutto il sottostante. Quindi dobbiamo avere le azioni di Apple, dobbiamo avere le azioni di Microsoft e compagnia, ma dobbiamo avere anche Bitcoin in quanto tale, perché l'ETF non è un ETF futures su Bitcoin, cioè non è un oggetto derivato, è esattamente Bitcoin in quanto tale, Bitcoin spot. È quello che ce ne sono 21 pezzi, ce ne saranno 21 pezzi in tutta, 21 milioni di pezzi in tutta la storia, ok? Quindi effettivamente che cosa significherebbe se venisse approvato un ETF spot su Bitcoin? Beh, che dei fondi molto importanti che emettono ETF dovrebbero avere Bitcoin all'interno della loro pancia. E questo significa che ci sarebbe una grande richiesta di Bitcoin per metterlo all'interno delle pance di questi grandi fondi che emettono gli ETF. E chiaramente sapete bene che, essendo il numero di pezzi limitato, la supply limitata, chiaramente se tanti pezzi vengono tenuti da questi grandi fondi, il prezzo dell'asset va ancora più su, aumenta ancora di più. Quindi questa potrebbe essere un'eventuale conseguenza dell'approvazione di un ETF spot su Bitcoin. Amici, siamo arrivati al termine di questo contenuto. Prima di lasciarci, voglio darvi le ultime due informazioni che sono importanti, ma secondo me la base prima di tutto è capire cosa sono gli ETF, come si formano gli input e output, tutto quello che vi ho detto all'interno di questo video. Poi ci sono dei dettagli di cui vi parlo ora velocemente, che comunque potrete ritrovare veramente in tantissimi altri video. Primo dettaglio: esistono gli ETF a replica sintetica e a replica fisica. Replica fisica vuol dire che effettivamente tutto il sottostante è posseduto dall'azienda che emette l'ETF. La replica sintetica vuol dire che in realtà non esattamente tutto il sottostante è posseduto, ci sono varie regole per la replica sintetica, ok? Attualmente, diciamo, non la approfondiamo, ma sappiate solamente che bisogna sempre controllare se effettivamente quando compriamo un ETF c'è una replica fisica o una replica sintetica. Il secondo dettaglio che voglio riportarvi è che ogni ETF può essere a distribuzione oppure ad accumulo. A distribuzione significa che se le aziende del sottostante lasciano dei dividendi, chiaramente a voi arriva una parte, arriva proprio nelle vostre tasche, mentre a accumulo significa che se le aziende lasciano dei dividendi vengono automaticamente reinvestiti come ETF, ok? Automaticamente il vostro ETF sale un pochino di valore sulla base, oppure vi viene aggiunto un pochino di ETF, questo dipende dal tipo di ETF, da come è strutturato, ma sostanzialmente i dividendi non vengono distribuiti a voi come soldi, come euro, come dollari, ma viene aumentato il valore del vostro
vostro investimento. E questo è molto interessante perché, per quanto riguarda il rendimento composto, chiaramente vi permette di avere rendimenti più alti nel lungo termine. Detto questo, amici, abbiamo concluso il nostro video. Se avete qualsiasi domanda potete farla qui sotto nei commenti, lo sapete quanto mi faccia piacere rispondere. Vi prego di lasciare un bel like per far piacere di più questo contenuto anche all'algoritmo di YouTube. Se vi piace questo tipo di temi, volete rimanere aggiornati, mi raccomando, iscrivetevi qui sotto al canale, spuntate la campanellina per non perdere nessuno dei prossimi contenuti, e noi, come sempre, ci vediamo in uno dei prossimi video. Ciao!